Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi desidero parlarvi di omicidio colposo aggravato all'interno della fattispecie di incidente stradale. Difatti, una persona viene accusata di questo reato perché ha investito un pedone. Il pedone, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni gravissime e poi è venuto a mancare. Cosa dice la Corte di Cassazione? In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Grazie dell'attenzione, a presto e buona giornata.